tonfo dei titoli bancari alla Borsa di Atene a causa dei timori per una sospensione del piano di fusione tra Eurobank e la Banca Nazionale della Grecia. Le quotazioni dei due istituti hanno perso circa il 30%. Domenica la Banca Centrale del Paese ha annunciato che i principali istituti di credito saranno ricapitalizzati separatamente. Eurobank e la Banca Nazionale della Grecia hanno bisogno di circa 15,6 miliardi di euro per scongiurare il rischio insolvenza, ma entrambe le banche hanno ammesso di non essere in grado di raccogliere il capitale necessario attraverso l'emissione di nuove azioni e questo significa che passeranno sotto il controllo dello Stato.